Salve squadra e benvenuti al secondo episodio di Fritto Misto, la rubrica dove parliamo di cinema, teatro, serie televisive e, quando il caso ce lo permette, videogiochi. E infatti oggi parleremo di Bandersnatch, l'episodio interattivo di Black Mirror, l'esperimento che ha tagliato a metà il pubblico se definirlo una cacatina stile Quantic Dream, ma senza senso, o un esperimento carino certo, ma tutto sommato insoddisfacente. Ah, prima di iniziare, vi ricordo che i miei podcast escono sempre in anteprima sul mio Patreon ogni sabato, quindi se anche voi volete supportare il mio progetto e godervi questi podcast prima di tutti, insieme a tutta una serie di altri premi, vi invito a dare un'occhiata al mio Patreon. Ma bando alle ciance, diamo inizio alle danze. Black Mirror Bandersnatch. Ora, so che tutti voi state scalpitando per discutere della cosa più interessante di Bandersnatch, ossia la sua interattività, ma andiamoci con calma, ragazzi. Prima di scopare ci vuole qualche bacetto. Dunque, ricordiamoci per prima cosa che cos'è Black Mirror. Perché è così amata? Perché ogni volta che esce un episodio è un appuntamento imperdibile? Perché sempre più spesso non viene ricordata come una semplice serie televisiva, ma un'occasione per riflettere, una denuncia civile o morale, o addirittura un editoriale filosofico? Perché Black Mirror, la serie che più di ogni altro riconosce e comprende il mondo attuale, ossia quello politico, economico, tecnologico, sociale e social, ci fa vedere quello che potenzialmente potrebbe accadere. Per esempio, un mondo in cui il nostro standard di vita è legato al nostro gradimento social, o dove la nostra unica possibilità di trionfare è mettere su un blandissimo show per la massa ignorante, o dove il premier inglese, per salvare il paese, deve fare sesso con un maiale. Per non parlare della potenzialità della democrazia diretta, oddio, che orrore! E tutta questa trama di critica sovrastrutturale viene sostenuta da una produzione eccellente. Perché, intendiamoci ragazzi, tutte le produzioni di Black Mirror, che siano americane o inglesi, sono perfette. E questo episodio non fa eccezione. Ecco, parliamo di questo speciale come se fosse un normalissimo film. Partiamo dalla trama. Siamo nell'Inghilterra degli anni Ottanta. Stefan Butler è un giovane programmatore, cui viene data da un'importante azienda di videogiochi, la Tuckersoft, la possibilità di creare il videogame basato sul suo libro preferito, Bandersnatch per l'appunto. Si tratta di un testo dalla trama complessa, caratterizzato proprio dalla possibilità di prendere decisioni sulla trama e di subirne le conseguenze. L'autore del libro, per scrivere questa trama, era addirittura impazzito, fino a decapitare sua moglie. Prima di suicidarsi, si intende. Stefan si mette subito al lavoro sul videogioco, ma col passare del tempo anche la sua mente comincia a vacillare, e quindi tra visioni assurde, flashback inquietanti e strane imposizioni dall'alto, Stefan deve trovare una via per finire il videogioco, ottenere il punteggio massimo nelle recensioni e scoprire la verità. Come vedete, la trama è molto semplice. Il protagonista prende l'oggetto maledetto e anche lui viene maledetto. Un classico. Ma la produzione è perfetta. La regia di David Slade, già regista di Twilight e Hard Candy, è precisa, compatta e chiara. Non è originale, né visionaria o innovativa, ma appunto tutte le scene sono chiare, si capiscono benissimo e ogni momento drammatico ha il suo giusto peso. Un ottimo lavoro, direi. Anche la fotografia qua fa il suo porco lavoro, un video granuloso ma definito, dovuto proprio all'alta qualità, luci bilanciate e un sapiente uso dei colori. Grazie a Dio non si sono sperticati nel cercare di recuperare un'atmosfera video anni 80, che sarebbe stato agghiacciante. Sarebbe stato come un costante videoclip. Ecco, sarebbe diventata una porcheria tipo Highlander di Russell Mulcahy, che da un punto all'altro sembrava che potesse sbucare fuori Billy Idol a fare un balletto con lo spadone. E anche gli attori fanno il loro mestiere. E questa è una cosa veramente fantastica. In ogni produzione, tutti gli attori, dai protagonisti fino all'ultima delle comparse, hanno due coglioni così. Tutti, è incredibile. Ora, io non voglio fare il provincialotto che dice che all'estero è meglio perché... perché sì. Black Mirror è una produzione internazionale di alto livello, e agli alti livelli ci sono attori che possono arrivare letteralmente da ogni parte del mondo. Inghilterra, Stati Uniti, Canada, Germania, India, Cina, pim pum pam. C'è molto più materiale umano, bisogna dirlo. Però, Cristo di un Dio, appena vedo il trailer dei Tre Moschettieri e sento Mastandrea che recita in romano, mi cascano le balle. Oppure qualsiasi serie televisiva italiana ambientata nel nord Italia, in cui mettono questi attori burini che tentano di improvvisare le nostre orrende cantilene nordiche. Oh,
Cristo santo, non le potete fare! Ci si deve nascere con quelle orribili cantilene, e che cazzo! Comunque, gli attori qua dentro sono molto bravi. Stefan, interpretato da Fionn Whitehead, è perfetto. Con quella faccia palliciccia e i denti così storti, è meravigliosamente inglese. Si trova davanti a una sfida drammatica non da poco e la tiene su molto bene, tranne in alcuni punti, ma appunto è facile stare qua a giudicare. Il padre, interpretato da Craig Parkinson, è un personaggio fisso, proprio il canonico padre vedovo serio che non riesce a capire il figlio, che cerca di comprenderlo ma non ce la fa e allora sta lì, cerca, non capisce e poi muore. Ma il mio preferito tra tutti è il genio dei videogiochi Colin, interpretato da Will Poulter. Poulter è meraviglioso, sia perché è veramente bravo, davvero un ottimo attore. Forse potete averlo visto in The Revenant o in Maze Runner, per dire ghiaccio e fuoco. Ma anche perché lui, a differenza di molti altri, ha una faccia. Non vuol dire avere una faccia essere bello o essere affascinante. Vuol dire essere. Quella è una faccia carismatica che mi convince che lui è qualcosa. In particolare la sua può essere una faccia tosta, esperta, quella di uno che capisce cosa succede, oppure la faccia di uno spaventato e timoroso. Si tratta di una faccia che ha un sapore preciso, che può modificare quando vuole, e non una faccia belloccia senza sale alla Orlando Bloom. Se vogliamo fare un paragone italiano, vi direi Ricky Memphis o appunto Mastandrea. Lo so quello che state pensando, ma pensateci. Ricky Memphis, ci credi? Ci credi che è veramente un burino? Guardalo, guardalo, cazzo, è perfetto! Comunque, la sostanza è questa. Si tratta di un buon prodotto, con un buon cast, una buona regia e quindi una buona realizzazione. Ma veniamo al piatto forte, l'interattività. Questo episodio è il primo, forse, di una serie di altri episodi interattivi che Netflix intende portare sulla propria piattaforma. Probabilmente questo è derivato dal fatto che ormai le avventure interattive sono diventate terribilmente mainstream. Tutti quanti, in forma leggera o preponderante, vogliono prendere parte alle decisioni della storia. Questo appunto perché non è solo adesso che sono nate le forme di intrattenimento scelta conseguenza. Sono vecchissime in realtà, proprio come i libri gioco, le avventure grafiche per computer, ma negli ultimi 10 anni l'industria videoludica si è accorta che l'interattività del pubblico aumentava se davi al giocatore la possibilità di scelta, o almeno l'illusione di averla. Così nel tempo sono nati dei videogiochi di incredibile successo che facevano dell'apparato scelta-conseguenza un proprio punto di forza. La saga fantascientifica Mass Effect ne è un ottimo esempio. Infatti la figata ultimate di questo videogioco era il fatto che potevi letteralmente decidere il destino dell'umanità in un universo galattico pieno di scelte. Potevi decidere se salvare la flotta umana dall'assalto dei razziatori, oppure sacrificarla e permettere al Consiglio Galattico di fuggire. Oppure, sempre per sconfiggere i razziatori, potevi scegliere se allearti o con i Geth, i robot senzienti di infinita potenza, oppure con i Quarian, i loro creatori. E qualsiasi fazione avresti scelto, per l'altra sarebbe stata la fine. Il trasporto emotivo era enorme, le conseguenze delle tue scelte pesavano ogni secondo sulla tua esperienza di gioco. Dialoghi, grafiche, incubi. Ma, come sa benissimo chi di voi ha giocato alla saga, era del tutto inutile. Il finale di Mass Effect 3 fu una cosa disgustosa. Tutti quanti erano scandalizzati dal fatto che il climax finale non prendeva minimamente in considerazione il patrimonio di scelte e conseguenze che il giocatore era stato costretto a fare. Avevamo salvato pianeti, sterminato specie, tradito alleanze, sacrificato degli amici, ci eravamo innamorati, avevamo creato dei rapporti, avevamo coltivato il nostro mondo solo perché volevamo fare del nostro meglio per il bene nostro e comune. E invece, alla fine, tutto si risolveva con 3 scelte del cazzo, con 3 clip della minchia che chiudevano la partita, ma che cazzo! E quindi tutti quanti si dicevano, ma mi sono fatto un culo così per questo! Ma allora che senso ha? Ed è esattamente la critica principale che viene fatta a Bandersnatch. Che, a pensarci bene, è assurdo. In realtà ci sono 5 finali principali, con 2 o 3 variazioni e un finale super nascosto che è tipo impossibile da raggiungere. Ed è un ventaglio di scelte della Madonna in prospettiva. In 1 ora e mezza di film posso raggiungere tutti questi finali. Ma è una figata incredibile! Facciamo una cosa, pensiamo per un attimo alla Telltale, la casa videoludica specializzata proprio nelle avventure di scelte e conseguenze. Il loro prodotto di più grande successo fu proprio l'avventura di The Walking Dead, in cui nell'universo post-apocalittico zombie creato da Robert Kirkman andavamo a interpretare il quasi galeotto Lee, che in mezzo alla devastazione trova la piccola Clementine, una bambina di 9 anni completamente indifesa e senza più i genitori. Lee la prende con sé e insieme cercano di sopravvivere
all'apocalisse. Incontreranno saccheggiatori, cannibali, gruppi di sopravvissuti, pazzi armati fino ai denti. Ah, e già, di nuovo, gli zombie. Per 3 stagioni la Telltale ci costringe a fare costantemente delle scelte soffertissime su ogni questione. Diamo il cibo a Clementine o lo diamo a noi che stiamo morendo di fame? Sacrifichiamo il nostro amico che ci ha salvato la vita? Oppure la bella squinzia che, se tutto va bene, a fine stagione ci fa ballare il mambo in orizzontale? Ma anche tutte queste scelte alla fine si riveleranno poco importanti per l'esito finale. Quindi sì, certo, alla fine qualche dettaglio della narrazione condirà il tutto, ma la fine sarà inesorabilmente la stessa. O al limite una di 3 o 4. Ma questo appunto perché, ora come ora, nonostante gli incredibili passi avanti che abbiamo fatto nelle produzioni sia cinematografiche che videoludiche, è impossibile creare un'unica avventura in cui ogni azione pesi su tutto l'arco narrativo. Vorrebbe dire creare la vita, cosa che adesso non possiamo fare. Ma in ogni caso, le due cose che Bandersnatch riesce a fare, come riescono a fare altre grandi case come la Telltale... Ok, sentite, non prendiamo la Telltale, perché è fallita di recente, non sono riusciti a gestire il successo, si sono pestati a vicenda. Non sto scherzando, è andata esattamente così, quindi andatevela a guardare. Ecco, prendiamo la Quantic Dream, quelli di Detroit Become Human, eh? Perfetto, ok, quelli là. Ecco, quello che riescono a fare sono due cose. La prima, darci l'illusione della scelta, che per forza di cose ci fa interagire. Ma la seconda, più importante, ci intrattiene. Intrattiene nel senso che tutte le scelte che facciamo ci vengono costantemente ricordate, e nel caso di Bandersnatch non fanno altro che catapultarci costantemente in altre situazioni di merda. Non possiamo reagire e pensare, possiamo solo assistere alle cazzate che abbiamo commesso o al destino che ci viene addosso, e nel caso tormentare il povero Stefan. Ci sono dei punti in cui veramente lo torturiamo e almeno per un secondo infrangiamo la quarta parete, in una maniera che qui, in questo caso, in questa serie, è veramente innovativa. E questa? È una figata. Per questo io dico che Bandersnatch è un esperimento veramente riuscito. Non importa che le scelte portino allo stesso finale o che la gente si lagni della scelta inesistente perché alla fine si torna sempre allo stesso punto e questo e quell'altro, pim pum. Il prodotto intrattiene, l'esperienza c'è stata e in tutta onestà io sono contento di aver pagato 11 euro al mese per un prodotto di questo tipo. Ho speso bene i miei soldi, mi sono divertito e ne voglio ancora, cazzo! Non è questa la cosa importante? Secondo me sì. Detto questo, grazie mille per avermi seguito, ragazzi. Mi raccomando, se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un mi piace e condividetelo. E se avete voglia di lasciarmi un commento in cui mi dite la vostra, è assolutamente ben accetto. E vi ricordo ancora che il mio podcast esce ogni sabato in anteprima sul mio Patreon. Quindi, se volete supportarmi e godere di questa anteprima e molti altri premi, date un'occhiata alla mia pagina Patreon. Vi voglio bene, ragazzi. Restate veri, restate neri. Alla prossima. Pizzi out.